La piccola Cocò si stava esercitando per il saggio di canto di fine anno, ma non azzeccava una nota. Coccaia! Cos'è questo starnazzare? Quante volte te lo devo dire che noi altri facciamo coccodè? Disse Lina, la chioccia gallina. Ma mamma, mi fa male il becco. Fammi vedere. Per forza, hai una carie? Ecco cosa succede a non lavare mai il becco. Ma che cos'è una carie? Una carie è un fuorilino che sta lì sul tuo sorriso. Però se non la curi, ti viene fuori un cratere. Domani ti porto dal becchista. Cocò non era mai stata dal becchista e così chiese informazioni al suo amico Antonello il Fringuello. Lo sanno tutti, la carie non esiste, è un'invenzione, un complotto dei becchisti mondiali. Con questa scusa loro ti aprono il becco, trapanano le tue corde vocali, così tu non puoi più parlare. È un modo per silenziare la controinformazione. Ah, no! Cocò non voleva andare dal becchista. Era terrorizzata, ci pensò tutta la notte, non chiuse occhio. Ma il giorno dopo la mamma le disse: forza, dai, che dobbiamo andare dall'altra parte del fiume! Cocò la seguì malvolentieri. Quando arrivò davanti al canneto, vide una scritta: Isabella Paperella ripara becco e mascella. Bussarono a una porta e aprì un'anatra, rossa di pelo, con una strana cuffia, un camice, con delle spille colorate attaccate e al posto delle pinne, due zoccoli fucsia. Ciao, io sono Isabella, ma puoi chiamarmi Isa. Allora, cosa c'è che non va? Niente, niente, disse Cocò. Ma dai, fai sentire come canti. Cocò, ok, ho capito. Seguimi nel mio studio. E così Cocò seguì Isa nel suo studio. Era una stanza con al centro una poltrona grandissima e Cocò fu invitata a sedersi lì. Sopra c'era una lampada che emanava una luce spettrale e poi un braccio meccanico con alla fine un trapano finissimo. Eccomi qua, questa è pasta per becco di gallina. Ora apri il becco. Cocò non avrebbe mai voluto aprire il becco, ma fu costretta e Isa prese un po' di pasta e la mise sul becco di Cocò. Poi con della carta assorbente levigò. Allora, come va? Prova a cantare. Cocò! No, 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 non va ancora bene. Aspetta. E Cocò rimase lì seduta mentre Isa armeggiava con i suoi attrezzi. La pasta non era male, sapeva di menta. Iniziò a guardarsi attorno. Lo studio era pieno di foto. Isa con un pulcino, Isa con tre paperelle, Isa con un cucciolo di zebra, Isa con un leone e anche Isa con uno squalo. Wow! Eccomi qua. Questa è pasta speciale tappabuchi. Te la metterò col trapano, ma non avere paura, farò in un attimo. Cocò era terrorizzata. Chiuse gli occhi. Isa con il trapano prese un po' di pasta e poi zzz, zzz, in un attimo finì. Fatto. Puoi sciacquare.
Adesso prova di nuovo a cantare. Bravissima, bravissima. Anche tu sai cantare? No, no, io no, ma sono bravissima a fare torte. Poi Isa andò vicino a un cassetto e prese un pacchetto. Qui dentro ci sono uno spazzolino e un becchifricio. Ricordati di usarli sempre dopo aver mangiato. Grazie. Cocò tornò a casa felice. Non vedeva l'ora di raccontare la sua storia ad Antonello il Fringuello. L'unica cosa che gli dispiaceva è che, grazie ai suoi consigli, non avrebbe visto Isa tanto spesso.